Credo che sia stata un'esperienza molto forte perché ha consentito di incrociare delle competenze di ambiti diversi, da quello storico, letterario, artistico, fotografico, di videoripresa. Quindi davvero una didattica per competenze, non soltanto per, come elenco di contenuti. E poi ha consentito agli studenti di incontrare dei testimoni, di incontrare una memoria viva. Si impara quando si trova senso in quello che si impara. Credo che appunto lavorare su dei testimoni forti, vivi, rendendoli contemporanei e capendo qual è stato il loro contributo alla storia civile, può dare senso davvero a quello che si studia. Siamo partiti da proprio le basi del documentario, cioè cosa significa creare un documentario. Quindi creato un brainstorming, quali sono le nostre idee, qual è l'idea del documentario, come avvicinarci maggiormente ai giovani. E dopo questa sorta di brainstorming abbiamo creato uno storyboard. Dopodiché abbiamo iniziato verso ottobre-novembre a fare le riprese, a fare le interviste, grazie ad alcuni testimoni. E poi abbiamo fatto 2 giorni in viaggio, dove siamo partiti da Nonantola per poi arrivare a Firenze e Lucca, dove abbiamo fatto varie riprese dei vari posti dove Don Ennio Monari, diciamo, ha operato e dove c'è stata la sua presenza. Infine, in questo ultimo mese e mezzo, ci siamo occupati appieno del montaggio, che è la parte fondamentale di un documentario. Dove abbiamo cercato di creare un documentario che si avvicinasse il più possibile ai giovani. Questa esperienza per me è stata molto istruttiva, soprattutto perché mi ha permesso di capire come ci si muove all'interno di questo mondo, nel mondo del documentario, del cinema, molto meglio rispetto a quanto avessimo fino a quel momento concepito in classe. E questa esperienza e questo argomento più che altro è stato molto istruttivo, soprattutto perché ci ha permesso di capire che indipendentemente, attraverso la figura di Mario Monari ovviamente, indipendentemente da quello che uno sceglie di fare nella vita, che sia esso il prete o l'universitario, l'operaio, chiunque ha la possibilità di cambiare il mondo, di ribellarsi a regole ingiuste o sistemi che non permettono la libertà di espressione. Ciò che ho trovato comunque importante da sottolineare è che proprio non è importante veramente quello che facciamo, ma come lo facciamo, ed è proprio questo che cambia il contenuto. Cioè, le cose possono essere fatte, cioè ognuno può fare quello che vuole alla fine della sua vita, però a seconda di come lo fa, può essere ricordato. E in questo caso abbiamo avuto come esempio questo prete, ma è anche un insegnamento per i giovani, nel senso che anche un semplice universitario, un ragazzo comunque come tutti gli altri, se decide di fare qualcosa e lo vuole davvero, lo può fare. Il professor Enrico Ferri, l'autore del libro Il sorriso dei ribelli, un libro su cui ha lavorato per tanti anni, di ricerca storica molto intensa, perché ha deciso di dedicare a queste figure storiche importanti questa sua fatica, questo suo libro. Perché sono degli uomini liberi e perché lavoravano in comunione in situazioni pericolosissime, avendo chiaro 2 cose: uno, l'idea di un'Italia diversa, e 2, muoversi a favore delle persone più deboli, più umili, che in questo caso erano gli ebrei perseguitati, ma ancora prima erano i soldati italiani dopo il crollo dell'8 settembre e subito dopo i soldati inglesi. Neozelandesi, sudafricani, comunque scappati dai campi di concentramento della Crocetta di Modena e di Fossoli di Carpi. L'esperienza che abbiamo fatto con i ragazzi, parlandone nelle scuole, facendo delle attività legate a queste figure, ha prodotto dei risultati ottimi. La memoria è valida solo se ce l'hanno i ragazzi, se l'abbiamo noi anziani non serve più a niente. E io dico che quella sua tonaca appesa a un reticolato che era in certo qual modo sbattuto dal vento sia un monito che deve ricordare a tutti la sofferenza che hanno fatto molti per dare agli altri che venivano la libertà e la pace.